Incominciamo dal 1940, quando io frequentavo la prima elementare a Palermo, perché sono nato a Palermo da genitori che si sono convertiti, da giovani anche loro, si sono convertiti al cattolicesimo, anche se di origine ebraica. Ma ciò non tolse la terribile situazione che si creò quando scoppiò la guerra nel 40, che vennero due fascisti a prelevare mio padre, lo portarono direttamente a Luciardone, lo portarono lì in galera come un delinquente, e da lì dopo pochi giorni lo mandarono in un campo di concentramento in provincia di Salerno, si chiamava Campagna questo posto. Allora c'erano due possibilità: o essere mandati in un campo di concentramento o internati. La parola, certo, internati era una situazione privilegiata rispetto al campo di concentramento, perché si veniva mandati in un paesino e si poteva vivere lì liberamente, non ci si poteva spostare, mio padre doveva firmare la presenza ai carabinieri, non poteva uscire quando era buio. Il vero dramma iniziò l'8 settembre del 1943 con la Repubblica di Salò. Le cose cambiarono radicalmente, perché i fascisti, legando strettamente con i nazisti, vennero dove abitavamo noi, in quel paesino di Santa Vittoria Matenano. Due fascisti armati fino ai denti, li ho ancora davanti agli occhi, questi con mitra, paurosi, perché prelevarono mio padre, lo trascinarono giù per le scale e come un delinquente lo mandarono immediatamente in un campo di concentramento lì vicino, che si chiama Servigliano. E mio padre ha avuto però la grande fortuna, dopo due giorni che era in questo campo di concentramento, vedendo verso la mezzanotte, passeggiando lungo le mura di cinta, vide tre giovani che erano sopra le mura, erano tre ex prigionieri americani che erano stati in quel campo di concentramento e che erano stati liberati quando ci fu appunto l'8 settembre 1943. I partigiani fecero uscire, aprirono le porte del campo di concentramento e fecero scappare tutti quelli che erano dentro.